Stavo guardando il negozio e il bonus al danno costa 10.500 monete. Va bene, sì, possiamo tenerle da parte un po' di monete per farlo come potenziamento, anche perché sinceramente la radiocronaca... Comunque, 10.500 monete, ce ne mancano solo 5.000, possiamo aspettare. Volendo possiamo acquistare la difficoltà brutale, ma sinceramente anche no. Però la ricompensa sarà doppia. Io mi chiedo quanto possa essere difficile un gioco del genere. Cioè, andiamo. È un gioco PlayStation 2 per bambini. Cosa può andare storto? A parte guarda Shrek. Dio santo, col cappuccio e la mazza in mano, santo cielo. Mettiamo brutale. Voglio vedere come va a finire. Magari non riusciamo neanche a muoverci. Magari ci tirano un pugno come crepiamo. Se davvero ci becchiamo il doppio delle monete, beh, può essere comunque un bonus. Credo che ci siamo già. E questa sarebbe la scuola? Perché sembra un labirinto di siepi? Forse per tenere lontani i ciuchini. Forse perché lo è. Sì, beh, forse. Io ti aspetto fuori, divertiti. Ciao, Shrek. Io me ne vado zampettando così. Ah, guarda, il drago. E ovviamente arriva il solito studente stronzo che guardate, si ruba la roba da terra. Un orco. Quanti potenziamenti avrà? Torna qui con quella chiave. Oh Gesù santo. Perché? Perché l'unico verso che ho sentito fare da un ragazzino è... Perché? Vediamo. Scusami, 129 monete. Prendiamo una moneta. Oh la Madonna. A parte che io non... Allora, forse la ricompensa intende proprio quella finale, proprio alla fine... I soldoni. Con una moneta, 138, ci becchiamo 3 monete in sostanza. Aia, ma mi fanno perdere la polvere magica, le streghe. Mamma mia. La chiave a quel fesso. Lo so che dobbiamo prendere la chiave. Però tre colpi ci hanno ammazzato, tre colpi mica male. Va bene, riproviamoci con un attimo di attenzione in più a questo giro. Cerchiamo di evitare i colpi a distanza delle streghe. Ecco, se tra l'altro ti beccano anche quando sei in salto, però magari anche no. No, mi ha sorpreso più che altro il fatto che le streghe possono... diciamo toglierti la polvere magica. Questo non me lo aspettavo. A parte, a quanti frame sta andando quella strega? Bastarda? Bud Spencer. Presa. Dovrò rubare la chiave a quel fesso. Aspettiamo che arrivi un'altra strega. Vieni qua. Mi spiace. Bello schiaffone in faccia. Madonna mia, che cattiveria. Il signore dei signori, Shrek, comunque. Un signore fra i signori. Se facciamo attenzione ai colpi a distanza, comunque, secondo me, anche in brutale, ce la possiamo fare. Aspetta, vieni qua. No, no, no. Ah, ok, ho capito. Se schiaccio triangolo, quando qualcuno è in aria, rimango fermo sotto quel punto. Ok, quindi non posso seguirlo. Allora, la strega la lasciamo un attimo lì. Finiamo di fare il giro, almeno vediamo se c'è uno, qualcos'altro da distruggere, tipo queste siepi che ci nascondono dentro i soldini, e due, qualcos'altro da raccogliere, ad esempio i calici. Aspetta, tra l'altro non ho visto gli obiettivi. Il turista trova tutte le tazze regalo, ovviamente. La risolutore infligge 5 colpi di grazia. Sportivo trova tutti i trofei atletici. Terrificante usa la forza dell'orco 3 volte. Ma la forza dell'orco è L1 e basta? Ecco fatto. O L1 al caricatore massimo. Perché se è al caricatore massimo, beh, ce ne vuole per riempirla. Ce ne vuole per riempirla tutta quanta. A meno che questo non sia un livello bello lungo, ce ne vorrà un bel po',
Comunque, dobbiamo arrivare a 10.000 monete, quindi... Ecco, ovviamente lei mi prende, io no. Niente. Vieni qua. Ammazza la Shrek. Col piedino così, tac. Divertentissimo. Dov'è? Eccola qua. Ok, comunque riesco a concatenare il colpo con anche il colpo sotto il mento. Quindi ce la possiamo... Oh no, è caduta. Ce la possiamo cavare con le combo. E niente, ho perso tutta la mia polvere di fata. Ce la possiamo cavare, solo che dobbiamo fare molta attenzione. Ok, i colpi di grazia ci siamo. Dobbiamo usare la forza dell'orco. E qui, appunto, non mi ricordo se è il coso intero, quindi tutta la barra intera, o solo L1 e basta. Il tizio è questo qua? È questo qua dietro? Intanto io mi prendo tutti i soldi. Torna qui con quella chiave! Adesso, tra l'altro... Proviamo, aspetta. Sì, la forza... È vero, la barra intera era solo... Bastardi, da dietro! Ma scusami! Ma non è giusto! A parte che ha spammato... A parte che ha aimbot. A parte che ha aimbot. Ma tra l'altro spammano. Allora, ho rimesso la difficoltà in normale. E sto notando che effettivamente a livello di ricompense è veramente molto più alto in brutale. La polvere di fata che prendiamo uccidendo i nemici è bassissima. Tralasciando anche le monete, appunto. È bassissima. Per esempio, qua l'avevamo già recuperata tutta. Ma in modalità normale riempire tutta la barra ci vuole molto di più. Ah, eccolo qua, un boccale. L'abbiamo trovato, uno di 4. Che tra l'altro il gioco dice tazze, ma per me quelli sono boccali di birra, ovviamente. Quindi li chiamerò sempre boccali. Sai cosa? Giocheremo in brutale una volta che avremo... Ecco il segreto. Giocheremo in brutale una volta che avremo il potenziamento dell'attacco. Così uno ci guadagniamo più soldi. Però effettivamente arrivato a quel punto non mi serviranno più abbastanza soldi. Almeno per completare, diciamo, tutti i collezionabili. Torna qui con quella chiave. Torna qui. Tutto quello che mi serve adesso è il potenziamento dell'attacco, diciamo, per finire prima i combattimenti e niente più. Tutto qua. Tra l'altro, vedi quello che vi dicevo, gli attacchi loro sono aimbot. E soprattutto ti beccano quando non le vedi. E sono stronzissime le streghe. Sono delle stronze in mani. Perfetto. Non abbiamo più soldi da recuperare. Vediamo dall'altro lato se c'era qualcosa. Tu da dove sei apparsa? Eri dietro la cosa, non ti ho visto prima. Presa in pieno, grazie. Questa me la porto dietro. Tra l'altro la continua a far girare. Non sei Ginevra. Beccatevi questo. Mancatissimi tutti e due. Benissimo. Io intanto mi prendo tutto. Dove è finito il tizio? Scusami. Dovrò rubare la chiave a quel fesso. Lo so, ma dov'è finito il fesso? Ah, eccolo qua, ciao. Ora sì che mi fai innervosire. Ma porca miseria, ma Shrek, inseguilo mentre scappa, no? Non farlo scappare via prima che tu lo possa fermare, no? Che tra l'altro, guarda qua. Prima brutale le streghe ci venivano incontro anche da questa distanza. Ora devi essere molto più vicino perché loro si avvicinino a te, appunto. Tra l'altro, terrificante, proviamo la forza dell'orco. L'ha contato? No. Credo proprio che la forza dell'orco sia L1 completo a questo punto. Ragazzino, dove sei finito? Non ti voglio mangiare, vieni qua. Ah, eccolo lì, è andato alla porta, perfetto. Grazie della polvere fatatina. Forza, apri quel portone. Non sei di livello sufficiente per affrontare il labirinto. Silenzio! Mi arrendo. Silenzio. Tiro salvezza contro veleno. Cosa? Sì, so cosa vuol dire il tiro salvezza contro il veleno, ma cosa c'entrava questo giro? Cosa c'entrava?
Fortunatamente nozioni di base di Dungeons and Dragons ce le ho perché ci ho giocato. Beccati questa. Vieni qui per favore che ti ammazzo. Grazie. Vedi, guarda che raggio hanno le streghe. È quasi improbabile non essere colpiti in brutale, perché ti centrano quasi sempre. Oh no, è morta subito. Io volevo tirargli un cazzottone. Qua ovviamente il pullman si è schiantato. Allora, io mi prendo tutti i soldi perché appunto ne abbiamo bisogno. E guarda un po' che bel castello. Ma che dirondello. Ah, il gatto. Ma è possibile che nessuno lasci mai un cancello aperto? Duh. Tranquillo, capo. Scalerò l'impenetrabile fortezza e sgombrerò la via. Che pensi mi? Ok. Con che voce, Shrek? Ok, fallo tu, gatto. Ovviamente non posso entrare nell'acqua. Ah no, posso entrare. Ho sempre questa idea che il gatto non lo possa fare perché sai com'è, è un gatto. Ovviamente. Io volevo vedere se c'era qualcosa da quel lato. O meglio, più che qualcosa volevo vedere se riuscivo a clipparmi per entrare dall'altra parte. Vediamo, c'è qualcosa qui? No. Ste musiche, quando c'è le sezioni del gatto, mi ricordano tantissimo, appunto, come ho già detto, il gioco delle foglie dell'imperatore. E il gatto con gli stivali non ha paura de nada. Lo immagino, gatto. Io ho paura invece che tu cada, quello sicuramente. Ok, ci siamo. Qua c'è qualcosa, sì, una super gemma rossa. Hangard. Ma a proposito di Hangard, usa la forza dell'orco 3 volte. Immagino che usare l'attacco potente del gatto non conti. Dai. Ecco il ponte levatoio. E scommetto che voi siete il comitato di benvenuto. Con che voce però me lo dici, Shrek? Ehi. Allora, aspetta che... Ma... Ehi, ragazzino, qual è Artù? È Principe Azzurro. Quello alto laggiù. Ma preferisce essere chiamato con il suo soprannome, Dolcezza. What? Ok. Ma dov'è finito? Uno. Quello non è Artù. Due. Dolcezza, sul serio? A parte che il modello di questo ragazzino qua con la spada era palesemente quello del Principe Azzurro. Cosa? Perché sono finito qua dentro? Mi sta scrutando l'anima, Shrek. Ouch! 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 Hey. Preso! Beccati tutti quanti! Hey. Ma poveraccio! Tunk. Aspetta che mi devo prendere la polvere di fata, fratello! Ouch! Mancato, peccato. Rompiamo gli armadietti degli studenti e ci becchiamo la polvere di fata. Ok, vediamo da questo lato se prima c'è qualcosa. No, mi sembra proprio... Aspetta. I dispenser dell'acqua si possono rompere, ovviamente. Allora, beh, ci siamo. Andiamo a menare dei ragazzini. Oh, streghe! Oh, streghe! Ma a parte che quella è l'unica bianca rispetto a tutte le altre che sono verdi. Ho sbagliato, dovevo usare anche R1. Che stronzo. Eh sì, perché questa non è la forza dell'orco. Oh. Aspetta, aspetta, questi colpi. Mi sta troppo bene. Colpito i suoi alleati. Ho sbagliato io. Ah, mi ero dimenticato che devo schiacciare anche R1. Allora, ci sono degli armadietti, fortunatamente. Grazie. Fantastico. Vediamo se riusciamo a riempire tutta la barra in questa zona. Ecco fatto, dai che ci siamo. Perfetto. Barra piena. Ce la dovremmo fare contro l'ipotetica boss se che ci sarà qua dentro. Per giocare la pagherai. Oh, molto divertente. Ora torna al tuo stupido gioco. Fesso. Fesso. Ma i dialoghi, ma chi li ha scritti? Fesso.
Santo cielo, aspettate che intanto mi prendo tutti quanti i vostri soldi che i vostri genitori pagano per la retta per mandarvi sta scuola de merda. Donna santa. 1, 2 e tarè. Vediamo se lo prendo. Ma quando mai? Dov'è finito? Ehi. Dove sono finiti gli altri due, scusami? No, sul serio. Ah, boh. O è un altro questo. Ehi. O era un altro e è riapparso perché... È là sopra. No, e come lo prendo ora? Eh no, come lo prendo questo? Oh, è sceso, perfetto. Meno male. Non volevo rifarmi tutto il livello, santo Dio. Allora, aspetta, comunque la forza dell'orco è questa qui, L1, R1. Comunque è sicuramente più facile riempire la barra in modalità brutale, su quello non c'è alcun dubbio. E probabilmente questi tipi di obiettivi si fanno proprio con una difficoltà maggiore. Il problema è appunto però che ti shottano con tre colpi. E adesso? Non avrai mai la spada, Shrek. What? Puoi tenerti la spada, voglio solo il ragazzo. No, non avrai né una né l'altro. Ragazze, prendetelo. Cattivo. Ehi, Shrek, occhi aperti. Ma come? Oh, calmo. Lancia i palloni contro la strega, Shrek. Ma va. Aspetta che mi devo ricaricare, fermo un attimo. Ma scusami, ma le streghe riappaiono all'infinito? Potrebbe voler dire che mi posso recuperare la barra all'infinito. Ma scusami, ma gliela sto lanciando contro, perché non va? Lancia i palloni contro la strega. Ho capito, ma scusami, gliel'ho lanciato, non ha funzionato, Ciuchino. Ah, ma proprio quando non ce l'hanno la barriera devo lanciarglielo, ma scusami. Non è mai stato così, cioè nell'altra partita potevo lanciarglieli anche con la barriera proprio per rompergliela. Ah, però gli altri erano barili, non i palloni effettivamente. C'hai ragione, Ciuchino. E dov'è il pallone ora? Dove è finito? Non so che cosa ho trovato, ma mi sa che era una cura. Dov'è finito il pallone? No, sono serio. Dov'è stasa il ballon? Ho trovato un'altra coscia di pollo, intanto. Dov'è il pallone? Ma perché sto gioco è fatto col culo? Non me ne puoi lanciare un altro, Ciuchino, intanto, di pallone, no, eh? No, sono serio, dov'è il pallone? Come faccio a lanciarglielo se non so dov'è? Cosa faccio? Prendo una panchina e gliela lancio? Boh, proviamo a stannarla con l'urlo. Niente, non ha funzionato neanche quello. Ok, prima siamo entrati da questa parte, ma a quanto pare, secondo me, non è obbligatorio. Secondo me possiamo anche andare da tutt'altra parte, tipo possiamo proseguire da questo lato, giusto? Non lo so se possiamo proseguire, ma sicuramente ci eravamo persi questa. Apri sta cesta, forza. Tutta fatica per riuscire ad aprirla. Allora, un po' di dindini, neanche troppi, ma qualcosa almeno ci portiamo a casa. Questa posso romperla o comunque spostarla, no? Ma scusami, quando ha indicato il principe ha detto guardalo là in fondo. È in fondo dove? Di qua? Sì, è di qua, dobbiamo entrare per forza in quella stanza. Chissà la faccia di Artù quando vedrà cosa faremo al suo cavallo. Ma dai, ma che stronzi. Vabbè, intanto vi meno io allora. Ma dai, ma perché ho scorreggiato? Ah, forse ho preso un potenziamento che mi fa scorreggiare? Può essere. Non mi ricordo. Ok, trofeo sportivo preso. Ecco qua, altra missione completata. Non vedo nulla. Non vedo dove sono. Rientriamo per forza qua dentro.
E rieccoci di nuovo qui a questo scontro. Allora, aspetta un attimo. Ok, il super mega urlo non fa nessun effetto alla strega principale. Peccato. Poteva essere un piccolo modo per sconfiggerla immediatamente, ma no. Oh, calmo. Aspetta. Aspetta, ma se gliela lancio? No, non valeva, peccato. O l'ho presa? No, non l'ho presa mai. Dov'è la palla? È scomparsa di nuovo. Ti prego, dimmi di no. Ah, eccola, meno male. Vieni qua. No, 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 no. Non... Ah, forse era finita qua sotto. Qua sotto lo schermo. Dio mio. Dov'è? Eccola qua. No, 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 vieni qui, per favore. Cioè, sto gioco è terribile. Se poi ti ci metti anche tu, palla. Ma dai, l'ho colpita, come fai a dirmi di... L'ho vista, stavolta dove è finito. E non sono contento, spero di poterla prendere. Ah, ma posso prendere anche questi. Posso prendere anche i barili. Scusami a saperlo. Ok, l'importante... Ed è riapparsa la palla, però, per fortuna. Meno male, guardala qui. Allora, intanto gli lanciamo il barile. L'ho presa? Ma va, quando mai? Guardale che spammano. Mamma, basta. Ecco fatto, ammazziamo la prima rossa. Prendiamoci la cosciotta di pollo. Presa, ammazziamo anche la seconda rossa. Mamma mia. Cioè, ma veramente in un gioco della PS2 io ci devo mettere così tanto per fare un livello? Sul serio? Beccati qua. Ma dai, dove si è lanciata la palla? Dov'è andata? Allora, prendiamoci la polvere. È finita qua dietro. Io come faccio a prenderla quando finisce qua? Riappare ogni tanto. Scusami, e la partita di prima dov'era finita? Dov'è? Perché mi è sparita di mano? Ma che palle. Letteralmente. Ogni tanto riappare. Ecco. Stavolta ti ho visto volare via. Dai, ti prego, dammi abbastanza polvere da poter fare un'altra volta quella rossa. E quella rossa, volevo dire il coso dell'orco lì. Molto bene, dolcezza. Dolcezza. Come mi hai chiamato? Dolcezza. Forza, abbiamo una nave da prendere. Lo hai detto di nuovo? Sì. E un intero regno ti chiamerà così, se mai ci arriveremo. Ora muoviti, dolcezza. Levami le mani di dosso. Che neanche ti aveva preso prima che ti spostassi indietro. L'ultima volta. Lancillotto? Credevo che fossi Artù. Questo è troppo. Ci Ma a parte la spada sul campo di battaglia. La spada di che qualità è poi? Era altro che 4K, era fatta di cartoncino. Oh, santo cielo. Questo gioco è terribile, è veramente orribile. E terrificante, non era possibile completarla, come dovevo fare? Poi vabbè, tutte le tazze, amen, ormai quelle ci ho fatto l'abitudine a non trovarle. Ma dov'era? Abbiamo rotto qualsiasi cassa possibile e immaginabile. Vabbè, almeno i wow, che bel disegno. Artù e suoi amici. 1000 monete, wow. Quasi regale.